Hai tamponato? Molto delicatamente. Ah. Stasera lo farò un po' meno delicatamente. Ah beh, allora, se io te lo permetto. Ciao fans, volevo farvi vedere i pantaloni di Goku, manca la maglietta sopra, ce l'ho a casa, e secondo me è spettacolare. Bello. Comunque è venerdì sera, e ho appena spento il PC, e adesso... Andiamo allo Spluga. Andiamo a Monte Spluga a vedere il tramonto in moto. A few minutes later. Ma tu che ce l'hai uguale, ma si allaccia così sto robo? Ciao fans e benvenuti alla terza stagione di The Moon Riders. Iniziamo con come si allaccia il casco, partiamo proprio dalle basi. Non riesco, cioè non sono abituata. Sai che era giusto? Ah, ecco. Okay. È venerdì sera e abbiamo avuto la brillante idea, ma magari è veramente brillante, di andare allo Spluga a vedere il tramonto. Bellissimo. Ieri ha piovuto tutto il giorno e probabilmente allo Spluga ha anche nevicato. Bello. Vedremo. Sono le 7 meno 10 di sera e mi sono appena accorto che l'aggancio davanti alla GoPro è storto. Luna, cosa voglia raccontare di questo periodo? Vogliamo raccontare che ci siamo rilassati sul balcone di casa, prendere il sole e niente, un po' di cazzeggio, tanto cazzeggio. Ti sei licenziata? Mi sono licenziata e niente, inizierò un nuovo capitolo della life a Bema. In questo momento sei qui a Bema ad aiutare in albergo dai tuoi. Esatto, ricordiamolo, Hotel Il Gusto di Valtellina, Bema. Questa è la strada che scende da Bema, ormai la saprete anche voi a memoria, immagino. Occhio che qua è tutto sporco, cos'è passato il camion della sabbia? Piove. Ah no, sono i sassi che mi tiri addosso. Bello. Bello. Continua a tirarmi i sassi addosso. Sono pure distante. Questo è il famoso tunnel di Bema, cioè famoso perché lo abbiamo reso famoso. Siamo immersi nelle tenebre. Tutti che vanno a Tremosine sul Garda per fare la strada della Forra quando c'è la strada di Bema, che piove anche dentro, quindi c'è ancora più immersiva della strada della Forra. Che qua ti bagni anche, tipo più emozioni. Ti rinfreschi. C'è un pezzettino di strada che non è il massimo, ma è un progetto che venga rifatto quest'anno, al massimo l'anno prossimo. Ma porca puttana! Continuano a volare i sassi? Sì. È perché c'è l'asfalto umido e la gomma umida e quindi si incollano. Comunque in tanti ci chiedono come si fa a guidare parlando, ma in realtà avere gli interfoni è stracomodo, perché chi è davanti, se c'è un pericolo, tipo la sabbiolina o un posto di blocco o qualcuno in macchina che taglia le curve o qualunque altra cosa, può avvisare chi arriva dietro. Invece se non si ha l'interfono è un problema. Cioè arrivi, c'è il brecciolino e hai quello dietro, magari arriva cannone, lo prende in pieno e si stampa. Sì, esatto. E poi ti tiene anche sveglio perché... Sì, pensate agli spostamenti in autostrada, che sono un po', anche in superstrada, un po' una palla, almeno chiacchierate. Adesso facciamo vedere che qua al bivio per Bema abbiamo messo anche il cartello Respect for Bikers, in modo tale che magari uno arriva per andare su San Marco, vede il cartello e dice, ma cos'è Bema? E vede Respect for Biker, magari viene su a trovarci. Esatto, in attesa di un cartellone pubblicitario abbiamo messo un adesivo. Probabilmente metteremo un cartellone pubblicitario con il logo dell'hotel,
e il nostro logo. Così, considerando quanta gente ci odia, durerà tipo 2 giorni il cartellone finché qualcuno non lo strapperà via. Esatto. Adesso siamo arrivati giù a Morbegno, abbiamo finito la discesa della strada che scende da Bema e che porta anche a San Marco. Adesso usciamo da Morbegno e prendiamo verso Chiavenna. Tra l'altro fino a mezz'ora fa sopra le montagne era tutto nero e sembrava stesse per piovere da un momento all'altro. Poi invece a un certo punto, sono sparite tutte le nuvole, tranne dove dobbiamo andare, che è ancora brutto. Non l'avrei mai detto. Comunque mi stringe un botto di tuta sulla pancia. Adesso siamo sulla superstrada della Valtellina, scermo colico per salire verso Chiavenna. Cos'è tutto quel fumo là? E secondo me è il vento e la terra. La miseria addirittura. Per forza, cos'è se no? Un incendio. Ah, No, è puzza di bruciato, eh. Ah sì, è vero. Mi sarebbe brusai frask. Ma perché fai non curso da dialet quando fai i video? Ma cosa stai guardando? Non capisco se la telecamera è accesa. Questo è molto male. Cioè l'ho accesa prima perché era accesa. No, sì, è accesa. Sì. Perché quando gli batte contro il sole non si capisce. Allora, diciamo che questo qua è un altro pro di vivere in Valtellina, no? Vivere giù, in pianura, vicino a Milano, ha tanti aspetti positivi perché sei comodo praticamente con qualsiasi cosa tu possa aver bisogno. Hai l'imbarazzo della scelta di palestre, piscine, centri commerciali. Però, escluse le comodità generiche di vita, se il venerdì sera hai finito di lavorare dici ciao, voglio di andare a fare un giro in moto, puoi giusto che andare su una strada piatta, in mezzo al piatto, a prendere su le zanzare che ci sono dentro le risaie del Novarese. Bello. Perché non è che hai molte alternative. La montagna più vicino a casa nostra è il Mottarone, è 1 ora e mezza di strada solo ad andare. Quindi è abbastanza scomoda. Sì, quindi è abbastanza scomoda. E qui in 1 ora e mezza, forse anche meno, arrivi in cima allo Spluga. Ora che siamo giù dal passo ci sono piacevolissimi 25 gradi e 3. Che bello. Che si sta proprio bene, perché con la temperatura che non hai né freddo andando né caldo quando ti fermi. Siamo quasi arrivati a Chiavenna, dove ci sarà lo svincolo per Spluga. Lo svincolo cos'è, l'autostrada? Lo svincolo, rotonda, terza uscita, Spluga. Qua ricordiamo tutti che ho fatto l'incidente in macchina. Qua era? Fatto un incidente, ti sei addormentata e hai preso il muro. Bello. Comando, prima di mettersi in moto in macchina, bisogna essere belli riposati, che sennò poi si va contro i muri. Ti hai ragione. Mi hai tamponato? Molto delicatamente. Ah. Stasera lo farò un po' meno delicatamente. Se io te lo permetto. Ah beh. Ma andare su dello Spluga oggi facciamo la strada brutta? No. Che moto non l'abbiamo mai fatta, almeno facciamo vedere una strada nuova. Sì, ma è strettissima. Ma me l'hai fatta fare in macchina e ti ho detto ma è strettissima e tu no, vabbè, ma non è mica così stretta. No, infatti. Ma fare i tornanti con la moto con quella strada lì, aiuto. Comunque per 2 volte ho cercato di mettere la settima. La settima? Eh sì, perché dicevo, mi sembra un po' sforzato il motore. Ho provato a buttare sulla marcia e non salivo. Ho detto, vuoi vedere che sono in quinta, ho cannato. E ho riprovato, poi ho guardato, ero già in sesta. Le cose brutte di avere 44 cavalli. Vabbè, per adesso va benissimo. Che poi una delle domande che in tanti ci fanno è perché i 390? I 390 perché per tutti e due era la prima moto. Non li abbiamo comprati mettendoci d'accordo, ma ci siamo conosciuti perché avevamo la stessa moto. Io l'ho vista su un passo, precisamente penso sul Maloia, e ero in macchina, l'ho vista, ho detto quella sarà la mia moto. E dopo un po' di anni ho visto un annuncio su Facebook e ho detto tac, è il momento di comprarla.
e l'ho comprata. Poi sempre su Facebook si è iscritta al gruppo di quelli con la stessa moto del 390. Pam, ho detto, guarda una bella figa che si è iscritta al gruppo, cioè che ne scrivo? Un quasi blocco tira l'altro e alla fine siamo qua. Mai fare il passo più lungo della gamba, perché sennò poi ti ritrovi che vai giù nel fosso coi denti. Esatto. Siamo arrivati a Chiavenna, tra una chiacchiera e l'altra. Ma chi, che bel país. Vedi, insomma, quel viale qua non è che è proprio bello, eh. Adesso c'è il famoso svincolo e si parte. Ah, ma è chiuso. Ah no, ma lo sappiamo che è chiuso. Chiuso perché la Svizzera non ci vuole. E quindi dall'altra parte, come all'Umbrail, quando arriviamo su, se anche hanno fatto via la neve, cosa che non so, sarà giù la sbarra. Non mi fido a superare questa. Mi fa capire che tra un attimo svolta da qualche parte. Eccola lì. Cosa ti avevo detto? Io prevedo, prevedo. Ecco, inizia a fare vagamente freddo. Un pochino sì. Adesso praticamente la strada è una sola e arriva su fino al passo dello Spluga e poi scende in Svizzera a Splugen. E non siamo mai scesi in Svizzera a Splugen. Eh no. E immagino che sarà deserta questa strada. Sì, probabilmente non ci sarà molta gente allo Spluga di venerdì sera. Poi col passo chiuso. Poi anche il tempo non è che promettesse proprio bene, quindi... No, esatto. E si va! Guarda di là com'è azzurro il cielo! Sì. Tornante? La mette nel mirino? E scappa via? Ma c'è un tornante. Posta la curva. Bagnato per terra, attenzione. Esce meglio. E la frega così. Ma ti ho fatto passare apposta. E allora non è divertente. No, no, stai davanti. Questa, se sei capace, metti il ginocchio. Sì. Ma noi non siamo capaci. Poi abbiamo appena cambiato le saponette nuove, fluo. Mi pare che le roviniamo sull'asfalto. Uno mi ha scritto, ma Luna non ha mai toccato le saponette. Gli ho risposto, nuove di pacca. Le saponette le tocchiamo solo sulle pit bike e non delle nostre tute. Cioè, o meglio, Luna tiene la sua. Io, dopo che mi sono sdraiato due volte e ho speso quasi 200 euro a far sistemare la tuta, prendo la loro a noleggio. Non mi metto più la mia tuta nuova. Sì, ma perché tu sei pignolo. Sai che mi piace avere le cose precise. Dio, ma che fric! 17.1. E prevedo continuerà a scendere. Bestia. Ah, qua c'è il bivio. Da una parte si sale allo Spluga da Isola, dove c'è il lago, e dall'altra si sale dalla strada senza lago, che è quella che voglio fare. Quindi adesso mi fermo qua, nel parcheggio della casa, e cambiano tutte le batterie. Guarda che belle quelle lanterne così. Non sono quelle dell'IKEA. Moments later. Vado avanti io? Sì. Dobbiamo farci un po' di sorpassi però, eh. Se si riesce. Acceso tutto? Sì. Oh, non sento già più il freddo. Te l'ho detto che fai miracoli il Kiwi. Ma li hai messi i guanti invernali? Sì, già ha cambiata la vita. Ma senti anche tu dei suoni o è la sbarra sopra che fischia col vento? Io non sento niente. Ok, allora è la sbarra sopra che fa rumore col vento. Ah, per chi non lo sapesse, unicorno è tornato. Unicorno? È partito tutto alla discesa del Col della Bonette in Francia ad agosto. Ho messo non il supporto apposta che vedete adesso, che
è abbastanza leggero, ma avevo messo il palo, quello che si usa come se fosse il bastone della GoPro, diciamo, che era molto molto più pesante, in testa, e niente, sono sceso un pezzo con quello per fare delle riprese e mi guardavano tutti, tutti, e ridevano. Flashback. Bene fans, ero sai in testa un pisello. Comunque posso dirti che il peso si sente tutto. Sì. Appena ti muovi c'è il casco che va dove vuole. L'unicorno. L'unicorno. Sì, facciamo che lo tengo solo per poca strada però. Guarda che è tipo bandiera, eh. In che senso? Attento che sennò cavi la testa a qualcuno. Aspetta che devo tirare fuori il cavo dalle mutande. Che c'è un camper e tante guerra. Vabbè, tutto bene. Dai su unicorno, vai. E andiamo. Andiamo verso il Colle della Lombarda. Colle della Lombarda tra Piemonte e Francia. Erano un po' confusi, mi sa. Vabbè, tutto bene. Guarda, la gente ti guarda male. La gente mi fissa. End of flashback. Però io ho fatto delle riprese della Madonna, quindi anche se ha riso chi se ne frega. Orca vacca. E comunque c'è ragione, sono stretti di brutto, Te l'avevo detto, ma tu no. Ma io voglio portare i fans sulle strade nuove. Se devo fargli vedere una strada che gli ho già fatto vedere, capisci che poi mi si smorzano di entusiasmo. Cioè, se li porto sulle strade nuove. Sì, beh, comunque non è mai come quella del Gavia. Questa è molto meglio. Vabbè, questa è asfaltata decentemente almeno. E sono anche più larghi i tornanti. Il Gavia non si può neanche dire che sia asfaltato. No, esatto. 16.6. Io avevo ipotizzato un 16.17 in cima, ma mi sa che scendiamo di molto anche. Bestia, non si vede niente. Beh, hai visto che ci passo sopra, sotto le gallerie anche con la roba sopra la testa? Ho tanto margine? Beh, direi. Ah, ok. Orca miseria. Comunque non ce n'è neanche uno segnalato neanche per sbaglio. No. Ma qua, galleria in curva o curva in galleria? Comunque ho già fame. Vabbè, sono le 8:20, in effetti ci sta aver fame. Guardate qua, galleria di Bema. Ecco, ho preso anche una goccia. Piove anche giù. Penso che abita qua. Il coronavirus non l'ha neanche toccato qua. Com'è col kiwi allora? Molto meglio. Che mi sa che me lo metto anch'io quando arriviamo in cima. Ma io voglio ridere dopo quando devo fare la pipì, che dopo devo rivestirmi. Lì sarà madonne e santi. Santi e madonne. Esatto. Ah, guarda, qua ci raccordiamo alla strada all'altra. Raccordo anulare. Adesso puoi farmi qualche sorpasso però, eh. Sì, dai. Attention please, galleria per Madesimo. E andiamo in su verso Spluga. Ah, la neve in lontananza. Ah, i 15 gradi e 4. Ah, le conifere. Comunque falla larga che ti passo all'interno. No. Falla larga che ti passo all'interno. Comunque direi di mantenere questa andatura turistica, perché con l'asfalto freddo e umido in tanti punti non vorrei sdraiarmi. Andi per leggio, eh? Sì. 14. Bestia. E lo supera? Con l'inganno? L'inganno della cadrega. L'inganno della cadrega, sì. Si mette in scia, attenzione all'esterno! Mi
mi ripassa? Ti ripasso? Non c'è neanche un po' di neve? Che deludendo. Beh, siamo ancora abbastanza giù. Magari andando più in su. Comunque 13.4, E si sentono tutti nelle mani soprattutto. Ma il lago sarà ancora ghiacciato o un po' sciolto? Ghiacciato. A few minutes later. Meanwhile. Siamo a Palù. Su un po' di vitalità, che sei un po' spenta. È bel paesaggio, mica un po'. Boh, è un po' surreale perché. Anche con lo Stelvio non c'era su nessuno. Sì, è vero, comunque ci siamo solo noi. E anche il 2 giugno allo Stelvio ci eravamo su solamente noi. E fa strano, sembra tipo. Boh, il mondo abbandonato. Sembra Io sono leggenda che era in giro da solo. Esatto. Sembra che siano tutti scomparsi. Che poi semplicemente saranno tutti chiusi in casa. Però, boh. Sì, fa comunque strano non vedere nessuno. Porca miseria, boh. È brutto. Cioè, è bello perché la strada è tutta per te. Sì, ma non c'è nessuno da salutare. Fa strano, però. Fa strano, sì. Beh, comunque io mi sono, quando ho visto Io sono leggenda, mi stavo cagando addosso per quei mostri lì. Ah sì, belli. Vabbè, ma noi abbiamo le moto, vanno più veloci dei mostri. Poi uscivano solo al buio, cosa che ci sarà quando rientreremo. Sì, ecco, grazie. No, comunque erano bruttissimi. Alla fine poi è morto anche il cane. Era l'unica era l'unica cosa bella nel film. Ecco, 12.2. Ho freddo le mani anche coi guanti invernali. Ah no, tutto sciolto. Ah. Tutto sciolto. Bagnetto? Dai, prima tu, poi io ti seguo. Se solo ci puccio la punta del piede, mi fa talmente tanto effetto ventosa che lo rivedo domani. Ah. Stammi un po' di fianco, tanto non c'è nessuno. Ma secondo te possiamo andare così o si lamenteranno che occupiamo tutta la strada? Si lamenteranno. No, comunque stavo cercando un posto tattico per fare la pipì. Arriviamo fino alla dogana, vediamo com'è, poi torniamo indietro, ci fermiamo in un posto tattico per volare col drone e per fare la pipì. Tipo qua sotto. E la infila all'interno? O lì dietro? Penso che il problema che qualcuno ti veda mentre fai la pipì sia veramente... un problema irrilevante in questo momento perché non c'è nessuno. Potresti farla anche qui in mezzo alla strada. Comunque non sento più le mani. E con i guanti estivi ci credo anche. Bestia. 11.4. È sempre una gioia. E non siamo ancora nel punto più alto. Attenzione, una macchina incredibile. Porca miseria. Col di sci. Andato a sciare. Sì, qua se non volo subito tra un po' è buio. Ecco, siamo nel paesino di Montespluga. Deserto. Sovraffollato, direi. Ah! Ah, no! Ci hanno fregato, io volevo arrivare fino in cima. Ma no, pensavo che almeno fino in cima si potesse arrivare. Che delusione. Che merda. Cioè praticamente è chiuso poco più avanti di dove era chiuso quest'inverno. Esatto. Siamo arrivati al tornante lì. Vabbè, niente. Che delusione. Ci sono rimasta proprio male, come quando ho visto il cumulo di neve. La cima dello Splug è lì sopra, ma... cioè, potremmo anche aggirare la sbarra, Però... non vorrei che su alla dogana svizzera ci sia i doganieri che ci rompono le palle. Niente, quindi adesso cerchiamo un punto tattico dove far la pipì a Luna e da dove far decollare il drone. E ci costiamo il tramonto qua in cima dello Spluga. Siamo a 1908 metri con 11.1 gradi. E li sento tutti sulle mani. Un po' freddo le gambe. Dovrò comprare un kiwi per le mani. Alle mani non parliamone. Ah, guarda che l'albergo della posta è aperto. Ah sì. C'era il cameriere che guardando fuori ha pensato: ma questi due qua in giro alle 8:30 di sera in moto dove c***o vanno? Mica non arriva su un
Beh, ma figurati qua. Ma poi pensa, questi vivono col turismo, con la gente che passa per andare a fare il passo sfluga. Magari nel weekend qualcuno sarà anche salito col sole a farsi il giro in moto. Sì, beh. Però sì, in settimana comunque è lontano da tutto. È un periodo difficile. E comunque mi sono sul c***o le mascherine, sembra che siamo tutti appestati. Io sto nel mio autoisolamento. Sì, ma non vedi neanche più la gente che sorride, cioè boh, è proprio una merda. Vabbè, ma io già non sorridevo prima, quindi non mi è cambiato niente. Vabbè, allora puoi anche vivere da solo, come io sono leggenda. Dove le aggrada urinare? Doveva bene anche lì. Lì era il posto dei moscerini. Però non ci saranno, ci sono anche i sassi per sedersi. Inversion, please. Adesso accostiamo qua. Enduro, ancora una volta. Tac. Parcheggino. Oh. E andiamo a farvi vedere il lago da in cima ai sassi, vedere cosa si vede intorno. O no? Sì, andiamo a far vedere la pipì di Luna. Beh, magari se gli interessa anche quella, gliela facciamo vedere. Non penso proprio. Ma dobbiamo staccarle. Ma va, siamo qua. Beh, tu sei qua, giusto? No, perché se devo andare a fare la pipì e... qualcuno deve stare qua. Luna e le Paturnie su, qualcuno deve stare qua prima che ci rubano la moto. Ma chi ti deve rubare cosa? Perché devo andare a fare la pipì? Ma vai, ma cosa stai aspettando? Ok, allora vado. Tu hai detto devo andare là. Infatti ci vado lo stesso. Ma io ti lascio qua i guanti, il casco, Ma chi te li ruba che non c'è in giro nessuno? Ecco, se provano a rubarmi la colpa è tua. Ma sicuro, guarda, pieno di gente che adesso ha detto: guarda che si è fermata Luna, adesso vado lì e rubo le cose dalla moto. Guarda qua, guarda quanta gente. E magari passa uno e me ne ruba. Cosa ne sai te? Fidarsi bene non fidarsi meglio. Vi facciamo vedere cosa si vede da qui. Questo è il lago di Montespluga. Spettacolo. Si sente solo il rumore del torrente là dietro. Ma tra un po' si sentirà il rumore della pipì di Luna. Many hours later. Bene fans, sono le 10, è buio come potete vedere, molto buio. Stiamo per partire da Montespluga adesso, abbiamo fatto delle bellissime riprese col drone che avrete già visto. Cambio di visiera tecnico, visiera trasparente, perché guidare col buio con la visiera a specchio su queste strade qua, pessima idea, veramente pessima idea. Minchia, mi si appanna la visiera e non vedo niente. Ma poi mentre vai non si appanna. Bene, guanti invernali messi, direi che possiamo salire in moto e iniziare anche questa avventura di discesa al buio. Non vedo l'ora. Comunque per la cronaca c'erano 10.1 gradi. Minchia, che freddo. I piedi non li sento praticamente più. Anch'io. Ok, strada. Oh, con la visiera così si vede bene. Cioè non è vero che il Duke non illumina, è che la visiera specchio non ti fa vedere veramente una cippa. Io c'ho la visiera appannata, non vedo un cazzo. Si sta appannando anche la mia mentre respiro. Ok, non vedo più niente neanch'io. Tra la visiera appannata e il tuo cazzo di faro che mi punta negli specchietti. Se vuoi metto gli abbaglianti. Perché è peggio ancora, immagino. Che freddo! Fans, fa veramente freddo ed è talmente buio che non riesco a leggere neanche il termostato che ho sul manubrio. Montespluga è un pochino illuminato, la strada non ha un lampione neanche per sbaglio. Beh, guarda, però con gli abbaglianti si vede tanto di più. Freddo! Che strada facciamo? Quella bella. Ah, ok. Ma ci vedi o non ci vedi un tubo? No, ci vedo. Sto cercando di respirare il meno possibile. Va qua, proprio bella la discesa al buio. Non sento più un cazzo. Che tipo l'età dei piedi mi dovranno amputare perché non le sento più. Pensa che io ho la presa d'aria che non posso chiudere. Wow, che bello. Quando arrivo a casa sto sotto la doccia tipo un'ora calda. Stiamo sotto la doccia tipo un'ora. Ma se non ci stiamo dentro una doccia in due. Ma siccome fa freddo ci staremo. Ah. Guarda un coniglio. Oh, conigli. Che bini. No, una lepre. Povero coniglietto. No, era una lepre, non hai visto le orecchie come erano lunghe? Sì. Ecco, andiamo, già stavo andando piano. Andiamo piano perché qua saltano fuori gli animali selvatici. Metti che appare uno Snorlax selvatico, cosa fai? Uno Snorlax. Grosso, se gli va addosso ti disfi.
Guarda un altro. Oh, guarda! Ma non è una volpe. Cos'è questo? È un tasso. Ma cos'è sta roba? Un tasso? È un tasso. Ma pensa che figata farlo d'inverno. Ma che freddo. A parte il freddo. Rischi di cadere ogni volta. Fa freddo, ma che brutto. Ma secondo me se becchi la giornata giusta e stai molto attento e hai le gomme giuste, ti diverti. Sì, beh, ok, però preferisco farlo in macchina al caldo. Vabbè, col sedile acceso. Esatto, oh, che bello, quanto mi mancano. Guarda, attenzione! Ah, ma c'è la galleria col sensore, hai visto? C'era il sensore sopra. Che fico. Guarda qua un altro. Eh sì. È stato bello finché è durato. Prendiamo la strada diversa da quella da prima, che questa qua è un po' più tranquilla. Scende in più chilometri, ma è meno tortuosa, e con sto buio qua mi sento più tranquillo. Oh, guarda così come illumini bene le fronde degli alberi. Comunque finché andavo 35 all'ora stavo abbastanza bene. Ho accelerato un attimo a 50. I pinguini. Minchia il gelo, cazzo. Sei riuscito in tre parole a dire due parolacce. Hai ragione. Acipicchia. Questo freddo mi sta facendo proprio salire il sangue al cervello. Perché magari è la volta buona che dici qualcosa di intelligente. Che freddish. Faccio fatica anche a cambiare marcia perché non sento le dita. Ma alla fine non hai più messo l'Alleyway. Ma non ho così freddo, no. Cioè ho freddo i piedi. No, ma addosso alla fine la mia maglietta è pesante. Pensa che io ho la maglietta a maniche corte, la maglietta a maniche lunghe e il Kiway. Quanto è molesta? Si sembra petardi. Ma infatti quando cambierò moto, a parte che questa me la tengo, però mi mancherà questa ignoranza. Ah, attenzione, primo lampione, 11.9, beh, si è scaldato un po' da sopra. Ah beh. C'è un grado in più. Pietra? Il sasso dov'è? Dopo questa. Go freccio. Grazie. Prestone, dove abiti a Prestone? Cosa hai fumato? Perché quando ho freddo fa questo effetto. Ah, beh, adesso ho capito perché tutto l'inverno hai sparato minchiate. D'estate, che era il periodo dove potevi dare il meglio di te a scuola, e la scuola non c'era, quindi niente. Io ho sempre dato il meglio di me, e solo che non venivo apprezzata. E no, è che se la capitale di uno stato è quella, non è che puoi dire che è un'altra. Vabbè, ma io cercavo di mettere del mio, per far... ci giravo un po' intorno alle cose, ci mettevo del mio pensiero, invece i professori non apprezzavano questa cosa. E no, perché ci sono cose che sono bianche o nere, non è che gli puoi raccontare le sfumature del grigio. E vabbè... Guarda! Cosa? Guarda lì, un animale, un dino, una cosa grossa attraversato. Ma che cazzo, io non ho visto niente. Era già nel bosco, adesso riattraverserà di qua se non l'ha già fatto. Sarà qua nel bosco qua sopra? Non vorrei scoprirlo, sinceramente. Bella esperienza, venerdì prossimo Gavia. Di notte? Deve essere bello, E ti ricordi quando ci avevano invitato alle cose di notturna? Sì, dormire in tenda. Che cazzo è? No, non dormivano. Cos'è che facevano? Cioè, l'idea era non dormire, arrivare su tipo alle qua, alle 2:30, fare una tirata fino al mattino, vedere l'alba e tornare a casa. Guarda cosa c'è scritto! Attenzione! C'è una scritta! Sta comparendo! C'è scritto... Scemo chi legge. Ma ci sarà pronto qualcosa da mangiare? No, di pronto mi sembra che c'era un po' di pasta. Many hours later. Bene, è l'una di notte, non abbiamo ancora cenato e adesso qualcosa ci inventeremo. Meanwhile. Tanto domani è sabato, posso dormire, quindi stasera posso anche stare sveglio come ieri fino alle 3. No, ma tranquillo papà, per le 11 siamo tornati sicuramente. 22 e 48. Neanche a Chiavenna siamo.
Arriveremo mezzanotte. Wow, ora che facciamo la doccia, poi cosa mangiamo? Mangiamo a luna. Wow, beh, io mangio latte con i cereali. No, io mi cucino qualcosa. Sì, voglio proprio vederti dopo. Ma perché per ora non ho sonno e ho fame. E anche io. Ho una fame della madonna, ci crampi. Però lo so già che poi mi faccio la doccia, sono stanca, Dopo dico, vabbè, luna di notte cosa mangio? Latte con i cereali. Questa mangia polenta con Deghin. Polenta sicuro? Se c'è il brasato di cervo. Attenzione, siamo tornati alla civiltà. Perlomeno ci sono lampioni. Brr, quanti gradi ci sono qua? Qua fa caldo, 18. Dai, sto un pochino meglio. Non del tutto, ma un pochino meglio. Non è che mi sto scaldando, però non sto neanche più patendo il freddo. Sì, beh, perlomeno adesso sento ridere le mani e i piedi. Pensa che tutto questo freddo ti tempra il fisico contro le malattie. Oh, siamo quasi arrivati a Colico. Mo stai attento a prendere l'uscita giusta, mica che finiamo bellano. Grazie per avermi messo ansia. Devi stare sulla destra. Colico, Delebio, Sondrio. Bene, stiamo per prendere il tratto finale di Superstrada che ci riporterà fino a Bema. Sono le 23:23, numero simbolico. E hanno fatto anche un film. Ed è anche la mia data di nascita. A few minutes later. Siamo arrivati all'uscita di Morbegno. Comunque speravo in una ripresa della temperatura, invece fa sempre freddo. E abbastanza, fa abbastanza freddo, sì. Sì, ma pensa dopo la galleria, anche in estate fa freddo, in quella c***o di gola. Penso che dentro la galleria ci dobbiamo fermare a fare una foto. No, non me la sento. Mette la freccia a sinistra e gira a destra. Penseranno che andiamo a fare il passo San Marco di notte. Bella idea, mi hai dato! No, quello di notte non l'avrei neanche morta. Prossima volta facciamo il San Marco notturna. Qui inizia la strada che va al San Marco e che porta anche a Bema. Vedete, San Marco aperto. Tornante. Minchia, tutti i sassi tiri su. Te l'ho detto anch'io prima. E comunque siamo arrivati sulla strada che porta su a Bema. Le Skurmelluk, Saved Nagot. Sono curioso di vedere quanto fa una schifo le riprese al buio. Sì, appunto, non si vedrà niente. Beh, te davanti adesso che sei illuminato dal mio faro ti si vede. Mi dai proprio fastidio con quel faro lì. Pensa che io ce l'ho sempre così il tuo ed è un abbagliante il tuo. Questo è l'abbagliante almeno. Fine del tunnel di Bema, abbiamo fatto anche le foto per la copertina. E si va nel canyon, la parte più fredda. Brrr, e iniziano i torrenti di Bema. Prepara l'attacco, adesso non c'è più nessuno per strada. E la passa. Scala. Quanta arroganza. Seconda, attenzione. Deve cadere sui tornanti come la prima volta che è salito. Di qualcosa, per carità. No, non me la sento di dire niente. Mi sento solo abbandonata. Ultimo tornante, scala terza, scala seconda. Posta piano, tornanti sempre piano, che non si sa mai la sua violina. Vediamo di non cadere sul penultimo. Luna persa nel dimenticatoio. Mi sta piacendo addosso. Arrivato, traguardo, vittoria nettissima, nettissima vittoria. Vede l'hotel? Arrivati all'hotel, adesso andiamo verso il garage con tranquillanza, che altrimenti svegliamo tutta la vecchianza che c'è qua. Si imposta per entrare in garage. Comunque a Bema c'è una piacevolissima temperatura di 15.8. Ah, signor... Siamo arrivati. Ci apre il garage. Difficoltà per lei. E comunque siamo in discesa. Bene fans, mezzanotte, abbiamo parcheggiato le moto, torcia tattica così a cieco luna. E adesso andiamo dentro a farci la doccia e qualcosa da mangiare. Esatto. A più tardi. Attacco di epilessia. Moments later.
Ok, se non inciampo. Se inciampi fa anche più ridere, però. Ah, oh, che male. Ti sto inquadrando l'ano. Bello. Beh, oddio, c'è di peso effettivamente. Esatto. Bene, questa è l'entrata delle camere. Andiamo a cambiarci. More moments later. Bene, è l'una di notte, non abbiamo ancora cenato e adesso qualcosa ci inventeremo. Sì, ma spieghiamo che è una precotta, perché sennò pensano che facciamo la pasta nella padella. No, infatti spiegalo. Era precotta. Ma pasta. È anche per te, non ho capito. No. Ah, ok. Sì, la pasta era precotta perché in albergo si tiene il cibo magari già a metà cottura, in modo tale che quando arriva un cliente bisogna farlo aspettare di meno. Esatto, più potente in questo caso. E considerando che è l'una di notte, perché ci sta questa merda? Ma perché non sono io il cuoco? Vabbè, il cucchiaio invece sporco di altra roba è meglio, dopo che l'hai anche leccato. Bah. 1:20, la pasta è pronta. Non ho capito l'una cosa voglio mangiare, dove sia, però probabilmente prima o poi arriverà qui anche lei. Attenzione, è arrivata anche l'una e già mi ciula il cibo. Ci ho aggiunto un po' di sale perché era un po' insipida. Ce ne vorrebbe ancora un po', forse. No, mi è buona. Sì. Tu? Che per gli battezzi. Mozzarella, pomodori, tacchino. E poi ci sono le schifezze dall'altra parte. Polente, carozza. Non sono schifezze, è la roba più buona che hai portato. La polenta. No, le carozze. I sarozzi, vabbè. E dopo la pasta la tisana, quindi direi che siamo veramente arrivati al capolinea. Questo per addormentarmi sul tavolo. Bene, direi che per questo video potrebbe essere anche tutto, no? Tra un attimo ci addormentiamo veramente sul tavolo. Speriamo che il giro notturno vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram. Da quando? Pasta dell'una di notte, che è la cena. Non è che è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena perché non abbiamo ancora mangiato. Adesso metta la tiri nel fornello. Sì, così domani il cuoco mi uccide perché te va a cucinare. Tanto devi pulire tu comunque.